Dimmi tu? Sono Paola Piacenza, la regista di In uno stato libero. È un film che ho girato nel corso del 2011 in Tunisia. Sono partita all'indomani dello scoppio della rivoluzione e sono tornata a più riprese fino all'ottobre del 2011, quando si sono tenute le prime elezioni libere nel paese, quelle che hanno eletto l'assemblea costituente, e l'ho girato interamente al sud, al confine libico, nella cittadina di Zarzis e nei suoi dintorni, e i miei personaggi, le mie guide, le persone che sono servite da filtro per il mio racconto sono tre giovani residenti di Zarzis. I loro nomi sono Walid, Aladdin e Nourdin. Sono tre ragazzi che ho incontrato grazie a un bellissimo articolo, un taglio basso che forse è passato inosservato, del Corriere della Sera di Giuseppe Sarcina, che era giù a raccontare la rivoluzione per il Corriere, e che poi è diventato anche il coautore del soggetto del film. Che parlava di come con grande slancio, con grande foga, grande entusiasmo e speranza per il futuro, questi tre ragazzi che si conoscevano a malapena e si erano incontrati in manifestazione, avevano deciso di fondare una web TV per raccontare il loro sud, per fornire anche delle informazioni pratiche durante i giorni della rivoluzione e per raccontare quello che stava succedendo in quella zona che veniva ampiamente dimenticata dai media nazionali, che erano tra l'altro decisamente collusi con il regime di Ben Ali. Ecco, mi è sembrato che le loro intenzioni e il loro desiderio di capire la realtà coincidessero molto con le mie, e che cercando di evitare la presunzione di arrivare in un posto e di comprenderlo immediatamente, utilizzare uno sguardo interno rispetto al mio, che comunque era uno sguardo che veniva da lontano e che si mescolava a quella dei molti reporter, dei network che arrivavano lì e che raccontavano la realtà un po' a pezzi bocconi, molto spesso in maniera anche sensazionalistica. Mi sembrava che il loro sguardo fosse uno sguardo molto interessante, che potesse avvicinarsi al mio. Il desiderio di capire era comune. Ecco, poi questa zona così dimenticata dal mondo è stata improvvisamente al centro dei riflettori per quello che è successo nei mesi successivi. Da lì, dalle spiagge di Zarzis, hanno cominciato a partire i barconi di disperati che si dirigevano verso Lampedusa, le coste dell'Europa, e da lì hanno cominciato ad entrare i profughi dalla Libia, dove nel frattempo era scoppiata la guerra civile. Quindi c'è stato un flusso di uscite, perché la città si è decisamente svuotata di una generazione, di entrate, perché si è creata una città artificiale di tende, di ONG, di Croce Rossa, di Mezzaluna Rossa, che al confine, nel campo profughi di Shusha, al confine proprio tra i due paesi, accoglieva nel frattempo decine di migliaia di profughi, e questi ragazzi erano costantemente al centro degli eventi. Nelle loro vite, in questi pochi mesi, è successo più di quanto succeda nelle nostre, molto spesso in una vita intera. E quindi effettivamente l'intuizione di servirmi del loro sguardo e del loro percorso, che li ha portati insieme e poi in parallelo, un po' così, tragicamente in parallelo al destino della rivoluzione, di tutte le rivoluzioni, a separarsi, è stato un percorso per me molto felice, molto, molto interessante, molto eccitante in certi momenti. Ecco, si sono separati perché così come la rivoluzione ha preso poi un percorso politico, e sappiamo benissimo come sono andate le elezioni dell'Assemblea Costituente in Tunisia, che hanno dato la maggioranza a un partito di islamici moderati, Nahda, e hanno creato una coalizione che non sta facendo fronte ai primi bisogni del paese. Così anche la relazione tra i tre ragazzi, che aveva come collante questa fiammata, questo spirito, questo anelito rivoluzionario, si è sfaldata, quindi la loro esperienza si è conclusa e sono separati. Zarzisti vivono uno spirito completamente diverso, più vagamente imprenditoriale, prosegue sotto la guida di una persona sola, di Nourdin, e
trovo che questo destino e quello del paese in qualche modo si rispecchiano l'uno